Ci sono problemi al GF VIP 7. Nelle ultime ore non si parla d'altro che dei concorrenti che hanno contratto il Covid e di quelli più a rischio dopo l'accertamento della positività. E il conseguente isolamento di Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita e Patrizia Rossetti. Anche Pamela Prati, ultima eliminata dal reality, è risultata positiva. Proprio giovedì scorso, quando è uscita dalla casa e raggiunto lo studio, aveva baciato sulle labbra Alfonso Signorini e Marco Bellavia, motivo per cui si temeva che la diretta di lunedì 14 novembre fosse a rischio. Ma a quanto pare andrà in onda regolarmente e il conduttore si collegherà con i quattro vipponi isolati. GF VIP 7. Quando finisce? La data. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio, informava il comunicato del GF VIP 7 nel frattempo. I concorrenti informati della situazione sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi. Il televoto, che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Vilma Goic e George Ciupilan, è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati, aveva fatto continuato il reality di Alfonso Signorini. A proposito, ma quando finisce il GF VIP 7? Si sa già che molto probabilmente andrà in onda per mesi e mesi, fino alla primavera del 2023. Lo sanno anche i vipponi, che saranno entrati preparati viste le ultime edizioni. Al di là di questo inconveniente del Covid, lo show condotto da Signorini non sta deludendo le aspettative, soprattutto grazie ai nuovi ingressi. E infatti Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il prolungamento del programma ma senza sbilanciarsi sulle date. E ora Dagospia, attraverso la rubrica Lume di Candela, spoilera il giorno della finale. Si parla di fine marzo, dunque il giorno X potrebbe essere lunedì 27. Poi partirà subito l'Isola dei Famosi, come a voler dar vita a una staffetta tra i due reality. Ma ovviamente bisogna aspettare conferme.